E ancora scontro in consiglio comunale per quanto riguarda la società di gestione dei rifiuti ambiente. Secondo il Movimento 5 Stelle, il comune di Pescara sta per prendere quasi pieno possesso di quello che è il CDA. Sì, infatti domani si svolgerà appunto la nuova assemblea dei soci di Ambiente S.p.A. In cui all'ordine del giorno si discuterà anche di una proposta di modifica allo statuto di ambiente, proposta che arriva proprio dal comune di Pescara e con la quale appunto Pescara pretenderebbe appunto di acquisire la maggioranza assoluta all'interno del CDA, facendo di fatto fuori, diciamo, la partecipazione comunque e il contributo da parte degli altri piccoli comuni soci, in barba ad ogni minimo principio di democrazia e di partecipazione, rischiando quindi in un certo qual modo di far cadere poi eventuali ripercussioni di scelte negative sugli altri comuni che si troverebbero quindi a subire le decisioni prese soltanto da Pescara. Ma non finisce qui perché grazie alla vostra lotta che state continuando per non far costruire questo biodigestore a Città Sant'Angelo ci sarà una svolta. Sì, infatti diciamo che all'interno di questa proposta di modifica dello statuto l'altro protagonista è proprio il comitato di controllo analogo, cioè quello strumento, quell'organo attraverso il quale nei mesi scorsi ci è stato possibile con un lavoro diciamo ispettivo di impedire per il momento che l'impianto di biogas venisse realizzato a quelle condizioni che inizialmente Ambiente voleva sottoscrivere. È un accordo capestre che avrebbe fatto soltanto gli interessi del privato a discapito del pubblico. E questo comitato rischia di essere smantellato perché all'interno della proposta si chiede di sostituirlo con un organo amorfo formato in realtà dai sindaci dei comuni soci, quindi duplicando di fatto l'organo già esistente dell'Assemblea dei soci e facendo sì che paradossalmente controllati e controllori divengano la stessa cosa. E da Città Sant'Angelo, soprattutto, anche dai cittadini, continuano ad arrivare dei no continui e ripetuti per quanto riguarda proprio la nascita del biodigestore in località Pieno di Sacco. Sì, noi ci siamo, come dire, focalizzati inizialmente soltanto sull'aspetto prettamente amministrativo e economico-finanziario della proposta che andava fermata in quei termini, appunto perché a farne le spese sarebbero stati i cittadini. E ora si apre il tema, della opportunità di questo impianto, del suo impatto ambientale e tutti aspetti che andrebbero valutati sicuramente in maniera condivisa con la cittadinanza in un passaggio che andava fatto probabilmente molto prima che il tema esplodesse.